Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Un uomo di 45 anni, Massimo Carbone, è deceduto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la via Antonio Scopelliti che dallo svincolo autostradale di Catona conduce ad Arghillà. La moto, prima di arrestare la propria corsa, pare si sia schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro l'albero spezzato in due. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Reggio Calabria, della Polizia Municipale e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime indiscrezioni, Carbone ha perso improvvisamente il controllo della motocicletta su cui viaggiava a causa dell'alta velocità. Si è costituito ai Carabinieri il giovane 19enne accusato dell'omicidio dell'imprenditore Vincenzo Quagliana, 33 anni. L'uomo è stato ucciso con 5 coltellate all'addome nella notte tra sabato e domenica a Palizzi, nella Locride. Il giovane, Francesco Scaramuzzino, insieme al suo avvocato, si è presentato ai Carabinieri nella tarda serata di ieri e ha confermato che tra i due è scoppiata una lite per una prestazione lavorativa non retribuita e altri motivi personali. Scaramuzzino è in stato di fermo con l'accusa di omicidio. I Carabinieri di Lamezia Terme hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti TS, 35 anni. L'uomo, bloccato a bordo di un'autovettura all'uscita di Lamezia Terme dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è stato trovato in possesso di 3 pacchetti di sigarette all'interno dei quali erano nascosti 50 grammi di eroina in circa 150 capsule. Tentato furto, questa l'accusa per 4 giovani, tra cui un minorenne e 2 nomadi, arrestati dalla polizia a Reggio Calabria. I poliziotti in servizio di controllo del territorio hanno bloccato prima 2 componenti della banda mentre erano in auto con arnesi atto allo scasso e alcuni passamontagna e poi hanno sorpreso altri 2 giovani mentre stavano tentando di forzare l'ingresso di una tabaccheria del rione Archi. In attesa dello spoglio delle schede che inizierà oggi dopo le 15, l'unico vincitore certo di queste elezioni regionali in Calabria è l'astensionismo. Alle 22 di ieri, infatti, si erano recati alle urne 773.693 cittadini calabresi, pari al 41% degli aventi diritto, in calo del 7% rispetto alle elezioni del 2005. La provincia dove si è votato di più è Catanzaro, seguita da Reggio Calabria e Vibo, tutte sopra il 40%. Penultima è Cosenza e buonultima è Crotone con il 36,16%. Solo domani mattina invece comincerà lo spoglio delle comunali. Spulciando tra i dati dell'affluenza alle urne emergono alcune curiosità. Il comune in assoluto dove si è votato di meno è Bocchigliero, dove alle 22 avevano esercitato il loro diritto solo 52 persone su un totale di 2.594, pari al 2% del totale. Si è trattato di una protesta annunciata dagli stessi abitanti del comune del Cosentino. Alla provincia di Crotone spetta il primato del comune dove si è votato di più, grazie al paese di Roccadineto dove ci sono anche le comunali, con oltre il 91%. Hanno votato ieri mattina i 3 candidati alla presidenza della Regione Calabria. Il governatore uscente e ricandidato per il centro-sinistra, Gazio Loiero, ha votato a mezzogiorno nella sezione accanto al Teatro Masciari a Catanzaro. Il candidato per il centrodestra, Giuseppe Scopelliti, ha votato alla stessa ora nel seggio di Catona, nella periferia della città di cui è sindaco a Reggio Calabria. Infine, l'industriale Pippo Callipo, sostenuto dai DV e radicali, oltre che dal suo movimento Io Resto in Calabria, ha votato alle 10.15 a Pizzo Calabro, nel Vibonese. Una sola vittoria e ben 3 sconfitte nel fine settimana appena concluso. Riesce a fare bottino pieno soltanto il Crotone, che regola 2-0 la Salernitana all'uscita con un gol per tempo, Ginestra nella prima frazione, e autorete di Fava nella ripresa. Ennesimo crollo interno per la Regina, che scende di nuovo al penultimo posto. Passati in vantaggio grazie a Valdez, gli Amaranto si sono fatti rimontare dal Torino con l'ex Bianchi e Garofalo. In seconda divisione altri 2 stop esterni, il Catanzaro perde 2-0 a Scafati e lascia il primo posto alla Juve Stabia, mentre la Vibonese cede 3-1 al Barletta.